Queste sono le praterie dell'Ovest. Su questa morbida pianura pascolano i bisonti, mentre sopra di loro grandi uccelli da preda scrutano nell'erba bassa ogni minimo movimento. Un tasso sta a guardia della sua tana dove, internamente, due giovani stanno ancora dormendo nella frescura sotterranea. Tra non molto saranno pronti ad uscire e ad esplorare per la prima volta la prateria con la loro madre. È così che avrà inizio l'estate del tasso. Vi do il benvenuto al nostro appuntamento con il regno della natura. L'estate è un periodo di scoperte e di avventure per molti giovani animali, ma per i cuccioli del tasso la prima estate ha inizio nel buio della loro tana sotterranea. Durante le prime 4-6 settimane di vita, i piccoli tassi non hanno mai lasciato la tana e solo più tardi, quando finalmente sono cresciuti abbastanza, arriva il giorno in cui escono alla luce del sole per vedere il mondo per la prima volta. Seguiremo due giovani durante la loro prima estate, cominciando dal giorno che escono dalla loro tana profonda, tra l'erba bassa della prateria, nel nord-est del Colorado, e chiameremo la nostra storia l'estate del tasso. Il caldo sole estivo illumina la prateria senza ombre, mentre una femmina di tasso è a caccia di piccoli roditori. La tana è vuota, ma ce ne sono altre. D'estate la prateria è come un mare, piena di vita anche sotto la superficie. Dalla loro città sotterranea, i cani della prateria osservano nervosamente il tasso che passa. Poco lontano, due gufi reclamano una tana abbandonata. Costretti a trovare rifugio in mezzo all'erba, in questa pianura senza alberi. Improvvisi colpi d'ala annunciano un cacciatore. È un coyote sulle tracce del tasso che spera di dividere la preda se per caso viene scoperta una tana occupata. Ormai irrequieto, il tasso passa oltre una facile preda, un nido di zigoli. In questo mondo senza alberi, anche gli zigoli fanno il nido nel terreno, ma così i piccoli non sono certo protetti. Però stavolta mamma tasso non ha intenzione di cacciare e li supera diretta alla sua tana. Qui l'aspettano i piccoli, unico motivo della sua preoccupazione. Per 6 settimane sono rimasti nell'oscura sicurezza della tana sotterranea, 5 piedi sottoterra. Ora, già cresciuti, sono finalmente usciti al sole sconosciuto della prateria. Per loro sono sconosciuti anche i predatori. Su un picco più alto, un'aquila dorata è allerta, incerta della preda che è apparsa sotto di lei. Sebbene i due tassi si comportino come giovani indifesi, la loro taglia richiede prudenza. E poi ora si avvicina anche la madre. Oggi è già tornata molte volte a controllare i suoi piccoli. Visto che non ci sono pericoli, si avvia verso una piccola vena d'acqua per bere e cacciare lungo la sponda, fidando non tanto sulla velocità, quanto sulla abilità a scavare più velocemente della preda che cerca. Non si è resa conto che un paio di occhi attenti la stanno osservando. Adesso che la tana è senza protezione, l'aquila parte all'attacco. Non ha funzionato. La dimensione dei piccoli li ha salvati dagli artigli aguzzi, innervosendo all'ultimo momento l'aquila, che ora si dirige verso il fiumiciattolo dove spesso riesce a prendere piccoli animali. È molto tesa. Sa di non poter competere con il tasso adulto. Sorvolando un'altra volta la tana, l'aquila ritorna sul picco.
ma il suo volo basso ha allarmato Mamma Tasso, che si affretta a tornare dai piccoli. Stavolta la tana è vuota. I giovani sono andati via, ma non troppo lontano. Sono già degli ottimi scavatori, ma invece di cercare una preda, uno dei due sceglie un obiettivo abbastanza insolito. Col tempo anche i cuccioli scaveranno più velocemente di una preda che tenti di salvarsi, ma adesso sono più interessati a costruire capolavori di ingegneria inutile. Come tutti i giochi infantili, anche questo perde presto di interesse di fronte alla promessa di una avventura. Uno strano odore li conduce altrove. Mamma Puzzola è a caccia di cavallette e si tiene vicino tutta la famiglia all'avvicinarsi dei giovani tassi. Il suo spruzzo è un benvenuto al suo vicino della prateria, che questi non dimenticherà facilmente. La furia difensiva della Puzzola confonde e inquieta il tasso. Nei prossimi mesi il tasso, che ora si ritira, darà la caccia alla Puzzola, ma ora l'inesperienza lo rende impotente. Alla Puzzola questa vittoria potrebbe un giorno costare molto, perché ha perduto il suo naturale timore verso quello che è di solito un nemico mortale. Ma intanto i suoi piccoli sono in salvo. Il secondo cucciolo va in cerca d'avventure dietro alcuni massi. Un nido di formiche, che ne ospita a migliaia, richiede un'ispezione. Queste piccole creature non sembrano pericolose. Troppo tardi scopre che un esercito ha invaso la sua pelliccia. Come suo fratello, ha ricevuto un benvenuto tutt'altro che amichevole, uscendo nell'assolata prateria. Col trascorrere dell'estate, i giochi senza scopo hanno lasciato il posto a tentativi più proficui per procurarsi una preda. I giovani stanno imparando l'arte della sopravvivenza. Mentre cacciano giornalmente con la madre, i giovani sono spesso osservati dall'aquila dorata, che dalla sua posizione può sorvegliare completamente la prateria. Sebbene siano esperti scavatori, sono ancora degli apprendisti nell'arte della caccia. Un movimento improvviso mette in guardia un cucciolo. Un piccolo scoiattolo imprudente ha fatto avvicinare troppo il tasso. Per ora il roditore ha vinto la gara entrando nella tana. Ma ora il vantaggio passa all'avversario, che scava più in fretta. Però, mentre il tasso è indaffarato all'ingresso della tana, lo scoiattolo dà un'occhiata dall'uscita posteriore. In questo tunnel costruito per la fuga, il piccolo roditore non è notato, ma il tasso presto si scaverà la strada fino a lui.
Se ha intenzione di fuggire, deve farlo subito. Il giovane Tasso è troppo occupato a scavare per notare che la preda è scappata. Ma ancora una volta lo scoiattolo è imprudente. La caccia ha attirato un falco dalla coda rossa, veloce e mortale. Lontano dalla sua tana, il roditore è un bersaglio facile. Il suo destino è segnato. La morte è istantanea e inevitabile. È il prezzo della disattenzione in un mondo di predatori. Persa la preda, il giovane Tasso si dirige verso una grossa buca che ha trovato nella prateria. Suo fratello sta ancora scavando in cerca dello scoiattolo. Ingannato da un animale che può sparire dentro la terra senza lasciare tracce, l'esausto cacciatore coperto di polvere abbandona il suo faticoso scavo. Di nuovo viene scrutato attentamente dall'aquila. Ma intanto altri occhi lo osservano. Un grosso serpente che sta ispezionando la tana di un cane della prateria si trova la strada bloccata dal Tasso. Ora il serpente subisce un ulteriore insulto. Poi si trova davanti un animale che è troppo grande per le sue spire. Finalmente il tenace scavatore si accorge di essere osservato e molto da vicino. Confuso, abbandona la tana allo strano serpente coperto di polvere. Anche se il rettile è una preda che potrebbe facilmente conquistare, il Tasso si allontana. Passato il pericolo, il serpente cerca una copertura e un terreno di caccia meno affollato. Vicino ad un'altra tana, il giovane incontra la sua prima vera sfida. Per il piccolo, un coyote a caccia è una vera minaccia. Il coyote cerca di trovare un varco nella sua difesa per ucciderlo, ma sentendo istintivamente il pericolo, il Tasso si difende con coraggio. Una zampa ferita potrebbe costare la vita al coyote, rendendogli impossibile correre dietro alle prede che spesso sono molto veloci. Quindi è assai prudente.
La lotta finisce e il giovane Tasso capisce, anche se esausto, che il coyote, ritirandosi, gli ha lasciato il suo spazio nell'assolata prateria. Crescendo, i giovani tassi si allontanavano sempre più esplorando la prateria, ma contando ancora sulla madre per protezione e guida. Ora, già quasi adulti, seguono la madre che va a caccia. Non lontano, alcuni cani della prateria sono occupati a riparare l'alto argine che impedisce all'acqua piovana di allagare la loro tana. Tra vicini si salutano baciandosi, come fanno di solito. Dagli argini sopraelevati, vigili sentinelle osservano attentamente se ci sono predatori in vista. Ci sono pericoli che sfuggono. All'ingresso della città sotterranea, un serpente a sonagli striscia senza far rumore verso un operaio ignaro. Ancora non visto, non mostra segni di voler attaccare, ma si avvicina sempre più. Il cane della prateria è una preda troppo grossa per il serpente, che in realtà è più interessato alla tana. Anche se questo si è allontanato, presto ne arriveranno altri. Ogni anno, sul finire dell'estate, invadono a centinaia la zona delle tane, pretendendo i loro cunicoli per passarci l'inverno. Ma i più acerrimi nemici dei cani della prateria sono questi. Mamma Tasso può scavare fino alle camere più profonde della tana. Un cucciolo preferisce una preda che riesce a vedere. La sua vittima è in trappola, ma raggiungerla non è cosa da poco. Inseguire i piccoli roditori sembra più facile che stanarli da sottoterra, ma con zampe del genere destinate a scavare e non a correre, il Tasso ha scarse possibilità. Cercando di nuovo per istinto una tana, il cane della prateria diventa un gioco facile per quell'esperto scavatore che è il Tasso. Un rumore improvviso distrae questo giovane, a cui appare una vista affascinante. Bisonti, i più grandi animali della prateria, si stanno avvicinando al suo terrorizzato fratello. Per evitare la minaccia, il Tasso cerca rifugio sottoterra. Finalmente in salvo nella buca, il Tasso ascolta il rimbombo della mandria che si allontana. Una femmina fa un ultimo inutile tentativo di attaccare il Tasso. Alla fine riesce a sfuggirle, impolverato ma illeso, mentre suo fratello fruga l'erba in cerca di tracce di vita. In alto, l'aquila dorata è di ritorno da una caccia infruttuosa. Per quanto si sia avventurata lontano nel suo immenso territorio, oggi non ha preso nessuna preda. E il giovane Tasso, lontano dalla protezione della madre, attira il suo sguardo.
Se scava una nuova buca, il tasso può essere presto fuori tiro sottoterra. Gli artigli sono affilati e resistenti come acciaio. Ma il tasso deve affrontare l'attacco. È troppo tardi per nascondersi. Si ritira ancora una volta, ma la lotta è finita. Tra non molto, i giovani tassi non temeranno nessun animale della prateria e saranno pronti ad iniziare la loro vita da soli, forti di tutto quello che hanno imparato durante quella che abbiamo chiamato l'estate del tasso. L'estate è finita e i giovani ormai sono cresciuti abbastanza per prendere possesso del loro territorio. Quello che hanno imparato durante la prima estate li aiuterà a sopravvivere, mentre continueranno la loro esistenza in uno dei pochi spazi della prateria che rimangono ancora oggi. Il grande oceano d'erba che un tempo ondeggiava dal Mississippi alle montagne rocciose non esiste più. Le fertili zolle sono state scavate dall'aratro e purtroppo oggi sono rimaste intatte solamente poche isole del terreno originario, reliquie preziose della grande prateria americana che un tempo era un'immensa e irripetibile parte del regno della natura.